Ragazzi, prima che il video cominci, voglio consigliarvi di passare sul sito di Mangakaze, sito con cui attualmente sto collaborando, il quale vi permette di acquistare manga in italiano, manga in giapponese, tra cui anche Jump, eccetera, variant e limited giapponesi, action figure, Funko Pop e carte a tema One Piece e tema Dragon Ball. E non è tutto, infatti, utilizzando il codice sconto ZOBO5 al momento del pagamento, adesso ve lo metto qua in sovrappressione, avrete il 5% di sconto su tutta la spesa. Inutile a dirvi che se lo farete, aiuterete anche me, ma in piccola parte, ovviamente senza spendere nulla. E ciao a tutti ragazzi, io sono ZOBO e benvenuti a un nuovo video, sempre a tema anime. Oggi ragazzi, infatti, vi vado a proporre una top 10, ma un po' diversa dal solito. Visto che faccio sempre top 10 normali oppure ordinari, ho deciso di uscire un po' fuori dagli schemi. Infatti oggi siamo con i 10 momenti che ci hanno spezzato il cuore durante gli anime, almeno i miei. Quindi ci tengo a precisare che questa è una mia top, se volete dirmi la vostra fatelo pure sotto nei commenti. Ma prima che cominci il video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciarmi un piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Ma non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito, che sto già piangendo. Già dalle prime puntate, il suo viso sorridente, il suo grande amore per la famiglia e il suo atteggiamento stravagante rimangono impressi in modo indelebile. Pur essendo, lo tengo a ribadire, un personaggio secondario, è incredibile come riesca a catturare la simpatia dello spettatore, in grado anche di alternare espressioni serie e spensierate nel giro di pochi istanti. Prova un grande affetto anche per il nostro bel protagonista, ovvero l'alchimista d'acciaio, il quale lo rispetta come un padre. Il suo destino, purtroppo, però è sfortunato, viene subito preso di mira dagli homunculus e la sua abilità del coltello non può nulla contro il potere dell'alchimia. Una fine tragica. Kaori è una violinista insolita, l'esatto contrario del perfezionista Kosei. Spensierata ed allegra, si capisce fin da subito che dietro le sue azioni e il suo comportamento si nasconde qualcosa che non torna. Puntata dopo puntata, un sospetto, sempre più impensabile, si fa strada nella mente del pianista Kosei. Da quando l'ha incontrata, Kaori non ha fatto altro che mentirgli. Certo, l'ha fatto per il suo bene, ma comunque non è stata sincera. Proprio come la madre, anche lei è stata affetta da una malattia incurabile. Ma negli ultimi giorni di vita che le restavano, ha scelto di cambiare per sempre e in meglio la vita delle persone che ha segnato la sua infanzia. Dopo aver raggiunto la felicità in una manciata di secondi, Tomoya ha perso tutto. La sua unica ragione di vita è scomparsa, lasciandolo in preda alla disperazione e alla tristezza. Capace di andare avanti, si è gettato nell'apatia, continuando a vivere per inerzia. Assente e distaccato da tutto e tutti. Ha chiuso persino il suo cuore al mondo esterno, lasciando fuori anche le persone per lui più importanti. A riportarlo alla vita, però, è proprio una bambina, l'unico ricordo di quella persona che è stato donato il suo cuore. Purtroppo, però, quando ha ritrovato una ragione per andare avanti, è costretto a lasciare andare anche quel briciolo di felicità che pensava di aver trovato. Meruem è nato per essere un re, un essere in grado di ergersi sopra qualsiasi altra persona. Lo scopo per cui è venuto al mondo è dominare ogni altra forma di vita. Nessuno è in grado di tenergli testa, è l'essere più forte e intelligente del mondo intero. Addirittura lui stesso sa di essere invincibile, o almeno lo crede. E chi mai avrebbe pensato che una ragazza cieca sarebbe stata in grado di sconfiggerlo? Non solo una volta, ma tutte le volte. Difatti, la delicata Komugi fa capire al re che ci sono cose che nemmeno lui conosce. Questo lo porterà a mettere in discussione tutte le sue certezze e convinzioni. Un destino che poi lo porterà inevitabilmente alla morte. La fine è tragica, l'uno stretto nell'abbraccio dell'altro, avversari dal primo all'ultimo momento, uniti nella vita come nella morte. Il desiderio di Kiritsugo è sempre stato quello di fare del bene, sacrificarsi per gli altri facendo la parte del malvagio. Ed è proprio per questo motivo che ha deciso di partecipare alla guerra per conquistare il Graal. Con il potere di questo magico artefatto avrebbe ucciso migliaia di persone, ma ne avrebbe salvate milioni. Questa era la sua speranza, ma dovete sapere anche che vincere vuol dire distruggere ogni cosa. In realtà il suo desiderio più grande è quello di salvare gli altri, ma in realtà segna anche la loro morte. E non c'è dolore più grande per una persona che si costringe a essere cattiva. Eppure anche le sue azioni malvagie possono salvare una vita, una sola persona che però potrebbe fare la differenza un domani. Da bambini passavano ogni minuto del loro tempo insieme. Poi si sono divisi. Un tragico evento li ha separati, la morte di una di loro. Solo l'apparizione del fantasma di questa persona, quando ormai sono tutti adolescenti, potrà ricostruire il rapporto incrinato. Sappiamo tutti che riallacciare i rapporti non è facile, soprattutto se nessuno dei vecchi amici ha mai voluto affrontare il trauma della morte della loro amica. Ma addirittura abbandonare il suo ricordo e convivere con i rimpianti degli ultimi giorni trascorsi insieme è la parte peggiore. Nanachi e Mitty sono due orfane, dimenticate dal mondo intero. Una è allegra e desiderosa di avventure, l'altra è triste e rassegnata. Per puro caso vengono scelte come cavie di laboratorio. Purtroppo la loro più grande sfortuna è quella di essere diventate due amiche inseparabili. Per permettere all'amica di vivere, l'unica scelta è sacrificarsi. Patire le pene dell'inferno solo per evitarla l'unica persona al mondo che gli ha voluto bene. Allo stesso tempo però, colei che riesce a salvarsi avrà impressa per sempre nella mente l'immagine delle sofferenze patite dall'amica, arrivando al punto di ucciderla pur in fare in modo che non provi più dolore.
Anche se l'aspetto può ingannare, Koro Sensei è un malvagio essere che minaccia di distruggere la Terra. L'unica soluzione per impedire l'estinzione di massa è ucciderlo. Questo è il compito assegnato alla dimenticata e disperata classe Terze, di cui Koro Sensei è l'insegnante. Missione per niente facile, soprattutto se il velocissimo polpo giallo fa di tutto per aiutare i suoi studenti della classe Terze. Anche se il suo passato è fatto di omicidi, Koro Sensei non è una persona malvagia, e proprio per questo solo i suoi amatissimi studenti possono ucciderlo. Per sferrare il colpo mortale all'unico insegnante che crede in loro, aiutandoli a crescere, devono sia unire le forze che il coraggio. Addestrate all'assassinio, capiranno che uccidere porta con sé un peso enorme. Siamo in purgatorio, a metà tra il paradiso e l'inferno. Non dovrebbe sorprendere che tutti i protagonisti scompaiano uno dopo l'altro. Però fra tutti loro si è creato un forte legame, costituito dal fuoco della battaglia e dalle interminabili ore passate insieme per studiare un nuovo piano di attacco. Lo stesso Tonashi sa che deve andare, ma non vuole lasciare andare ciò che per lui è importante. Ha paura di perderle nuovamente per sempre e di non riuscire più a ritrovarle. Stringe tra le braccia la persona di cui si è innamorato e con cui condivide il cuore, nella vana speranza di poterla trattenere. Non può farci nulla, anche Kanada deve sparire, ma può decidere se attendere lì solo per l'eternità o ricominciare da capo, sperando di rincontrarlo un giorno. Dopo giorni passati a lottare e correre, fare il diavolo a quattro per trovare il fratello, Ruffy è finalmente riuscito a togliere le manette ad Ace. Ha dovuto infiltrarsi nella più inspugnabile prigione della marina, catapultarsi in una guerra mondiale tra uno dei quattro imperatori e l'intera marina, ma alla fine ci è riuscito. Il fratello di Ruffy, Ace Pugno di Fuoco, è finalmente libero. Insieme possono finalmente prendere il mare, sono liberi, ma non hanno fatto i conti con il più spietato ammiraglio della marina. Un avversario troppo forte persino per Ruffy, il futuro re dei pirati, contro di lui può solo soccombere, e ad un passo dalla fine Ace decide di sacrificarsi. Il pugno di lava che gli attraversa il petto sotto lo sguardo disperato del fratellino non lascia lo spazio a dubbi. La vibrecard scompare in un attimo, la vita di Ace si spegne per sempre, ma prima devi dire un'ultima cosa. Ho solo un rimpianto, avrei voluto vedere il tuo sogno realizzarsi, ma so che ce la farai. Ti conosco, lo realizzerai a tutti i costi. In fondo, sei pur sempre mio fratello. Ragazzi, il video termina qui. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Vi ricordo sempre anche di passare in descrizione dove potete trovare tutti i miei altri social. E mi raccomando, se avete qualche domanda oppure qualche nuovo consiglio per fare un nuovo video, scrivete pure un commento. Vi ricordo anche di passare dal sito di Mangakaze, dove utilizzando il mio codice sconto ZOBO5, tutto in grande, riceverete il 5% di sconto sull'intera spesa. E ovviamente facendolo aiuterete anche me, anche se in piccola parte, senza dover pagare nessun costo aggiuntivo. Ma detto questo, noi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre a tema anime.